Buonasera a tutti e benvenuti alla Festa Nazionale dell'Unità di Modena e un benvenuto alle persone qui presenti in sala, un benvenuto a chi ci sta seguendo in diretta sulla pagina Facebook del PD. Quello che avete visto è un video che introduce un po' il tema della serata che abbiamo costruito sulla base del lavoro fatto, che è appunto quello delle fake news, del rapporto tra verità e democrazia, che abbiamo fatto utilizzando un po' il lavoro che abbiamo fatto come PD e come Immagina, e con un po' delle fake news che ci hanno inondato, insomma, durante il periodo del Covid e che tutti noi conosciamo benissimo. E, per ritornare un po' a quei giorni, vorrei subito salutare e ringraziare per la partecipazione Gianni Riotta, che è in collegamento con noi da New York. Gianni, ciao! Mi senti? Sì, ti Buongiorno, sentiamo. come Ciao, grazie. Grazie Gianni. E qui con noi sul palco abbiamo Andrea Bartella, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria. Buonasera, onorevole Martella. C'è il microfono. C'è il microfono. Ecco, scusa, avevo dimenticato. Ciao a tutti, buonasera, un saluto a Gianni Riotta e a tutti quanti voi che siete qui a questo nostro incontro. E poi qui con noi sul palco abbiamo Alessandro Capelli. Alessandro, oltre ad essere uno dei coordinatori di Immagina, è anche docente di sociologia della comunicazione allo IEDDA di Milano. Buonasera. Buonasera a tutte e tutti. Benissimo, quindi dicevamo, cominciamo questo nostro dibattito. Tutti noi abbiamo in qualche modo vissuto durante il periodo del Covid, tutti noi sulle nostre chat, sulle nostre bacheche, siamo stati inondati da messaggi improbabili. È un problema che esisteva già da prima, quello delle fake news e della disinformazione online, ovviamente, ma durante il periodo del Covid abbiamo assistito a quella che gli esperti hanno chiamato delle infodemie, una infodemia, ad una recrudescenza molto grave e anche pericolosa, diciamo così. Poi, insomma, una piccola incursione nell'attualità. Le fake news stanno subendo un'evoluzione. Tutti noi abbiamo visto ieri la manifestazione a Roma dei No Mask, insomma, questi gruppi di complottisti, e che per fortuna a Roma la manifestazione pare non sia andata bene, ma è un movimento che in tutto, nel resto d'Europa e anche negli Stati Uniti ha molti seguaci. E, per questa ragione volevo subito chiamare in causa l'onorevole Martella e ricordare che proprio a causa della recrudescenza di questo fenomeno, durante il periodo dell'emergenza sanitaria e durante il lockdown, l'onorevole Martella ha istituito presso la Presidenza del Consiglio una task force per il contrasto alle fake news, una task force di esperti che hanno condotto un lavoro per, come dire, mettere a punto delle proposte su questo tema. Per cui io volevo subito chiedere all'onorevole Martella quali sono state le conclusioni di questa task force, quali le azioni immaginate e quali quelle che si stanno già realizzando. Bene, credo che questo tema delle fake news sia un tema che ha a che fare seriamente con la nostra democrazia, con la libertà degli individui di potersi creare delle opinioni e è un elemento fondamentale per fare in modo che la nostra società rimanga una società coesa e forte, senza elementi di distorsione, senza elementi di disinformazione, senza quell'infodemia di cui parlava Carla, che rischia di creare dei problemi ai diritti individuali delle persone e alla coesione di uno Stato o di un paese. E durante la pandemia noi ci siamo posti il tema di informazioni, o meglio, di disinformazione che rischiava di creare un danno alla salute dei cittadini, al nostro sistema sanitario, alle informazioni che ogni giorno con grande difficoltà cercavamo di dare, perfino al nostro sistema di protezione civile. Voi vi ricorderete, in quei giorni sono girate tante cose e allora ci siamo posti il problema non di
fare una commissione che potesse decidere cosa fosse giusto o sbagliato, cosa fosse vero o cosa fosse falso, o se una notizia dovesse avere un timbro di veridicità oppure no. Ci siamo posti l'obiettivo di mettere a punto degli strumenti e di mettere in campo delle iniziative che potessero aiutare i cittadini a orientarsi per avere informazioni corrette, perché molte persone si sono avvicinate al web, le fake news sono sempre esistite ma evidentemente in questo periodo diventano virali perché il sistema multimediale nel quale viviamo, la diffusione delle grandi piattaforme, la possibilità per ciascun cittadino utente di poterle riprodurre, hanno determinato una loro diffusione, e allora ci siamo posti il tema di come poter contrastare questa disinformazione, senza entrare nel merito delle opinioni, ma tenendo presente che il tema della libertà, ciascuno accede alla rete e si fa le opinioni che vuole, va insieme al tema della responsabilità. Cosa abbiamo fatto? Per rispondere alla domanda di Carla, ci siamo mossi, poi magari Gianni Riotta ne sa molto più di me, nell'ambito di quello che anche l'Unione Europea da tempo sta facendo su questo tema, con appositi documenti, e ci siamo mossi in quel contesto, ci siamo mossi con l'obiettivo di costruire, di dare la possibilità ai cittadini di orientarsi e quindi di costruire un unico sito istituzionale dove sia possibile avere tutta l'informazione in qualche modo certificata, affidabile, professionale. Ci siamo, relativa al coronavirus, noi stiamo parlando sempre di questa emergenza per l'iniziativa che abbiamo assunto noi, ci siamo mossi con l'obiettivo di fare delle campagne istituzionali che possono combattere questa infodemia e di coordinare anche campagne che possono aiutare i comunicatori istituzionali a tutti i livelli, anche regionali, a poter fare delle campagne informative che servano per combattere questa forma di disinformazione. Ecco, ci siamo mossi così, con questo obiettivo, sapendo che combattere, ma ho voluto rispondere alla domanda di Carla, questo fenomeno ha a che fare con tanti altri aspetti dei quali poi magari potremo parlare. Questo è mio, lo devo tenere io rigorosamente. Sì. Tanto sono tutti sanificati ogni volta, ovviamente. E guarda, sì, Andrea lo ha già anticipato. Questo è un tema che ovviamente è molto difficile combattere soltanto a livello nazionale, ovviamente. È necessario uno sguardo sovranazionale, quantomeno europeo. E su questo io volevo subito chiamare in causa Gianni. Ci sei? Eccoti. Guarda Gianni, Andrea ha già anticipato, l'onorevole Martella ha già anticipato il lavoro che si è fatto in Europa, un lavoro di cui tu sei stato protagonista. Ricordiamo che già nel 2018 la Commissione europea ha istituito un gruppo di lavoro ad alto livello per il contrasto alla disinformazione e di questo gruppo ad alto livello ha fatto parte anche Gianni Riotta insieme a altri 3, mi pare, esperti italiani o 4, non mi ricordo, e insieme ad altri esperti di tutti i paesi europei. In quel caso, diciamo così, si è cominciato questo approccio europeo, no? In qualche modo la disinformazione online, si è previsto l'informazione che fosse più varia, più credibile, eccetera, e si è posto, e io su questo volevo farti la domanda Gianni, il tema delle piattaforme online che sono uno dei protagonisti, uno dei terminali importanti di questa vicenda. Insomma, vorrei ricordare qui che la posizione di Mark Zuckerberg, che è il capo di Facebook, su questa vicenda è una posizione molto rigida. Ossia lui ritiene che i social network non debbano mai essere arbitro dell'informazione che le piattaforme veicolano. Ecco, io volevo chiederti Gianni a che punto è, anche alla luce di questo terremoto che c'è stato
tra marzo e giugno, diciamo così, il lavoro a livello europeo, che cosa è cambiato anche da questo punto di vista, dal punto di vista delle piattaforme, e quali sono anche qui le azioni che in qualche modo si stanno cominciando a mettere in campo. Grazie Carla, è cambiato tutto e allora adesso lo vediamo tutti insieme molto velocemente. E per cominciare volevo ringraziare tutti gli amici della festa e mi dispiace davvero non essere lì, ma c'era qui questa campagna elettorale americana in corso che ha un enorme peso anche sul tema di cui discutiamo oggi e sulla disinformazione. Ringrazio il sottosegretario e il professore e vorrei partire proprio da una cosa che diceva l'onorevole Martella, quando ha detto che il problema della disinformazione minaccia le nostre democrazie. E lo dico perché quello che è importante, una volta capito il problema, e rispondo alla tua domanda, Carla, è capire che cosa possiamo poi fare, cioè come possiamo provare a risolvere. Allora, già da quando ho lavorato nell'area del Blu, come tu hai ricordato, europeo, e adesso sono nell'espazio di corpi ETMO, cioè l'Osservatorio Europeo contro la disinformazione, proprio di recente a Roma ho presentato il tentativo che stiamo facendo con l'Osservatorio Europeo ETMO e con quello che sarà poi la sua struttura italiana, la sottosegretaria Martella a Roma. Va combattuta l'idea che la disinformazione sia un fenomeno naturale. Spesso quegli scienziati, osservatori, analisti, giornalisti, anche in buona fede, anche per fiducia buona fede, affrontare questo problema come se fosse un problema naturale, no? Come se fosse la gravitazione universale. La studiamo, la capiamo. Non è così. La disinformazione è un problema critico, dietro ai certi paesi, viene diffusa da certi centrali e ha il suo canale di trasmissione dei social media, segnatamente di YouTube, Facebook. Quando abbiamo costato la prima Europa, io ho provato molto a dialogare con le piattaforme, per dire che sicuramente da parte di Google e più hanno fatto, cioè segnatamente da parte di Apple, più hanno fatto Google e Twitter, c'è stata finora molta lentezza di rispondere. Non riusciamo, gli scienziati non riescono ad avere accesso ai dati. Chi ha accesso ai dati delle piattaforme spesso costano prendere i punti e quindi è difficile studiare. Allora, da dove nasce la disinformazione? La disinformazione nasce da un fenomeno importante e difficile da contrastare, che è l'alta fiducia nelle istituzioni, nei beni, nella scienza, nella cultura, nell'opinione pubblica. Io sorrido, Carlo, spesso per dire, rimettere fiducia nelle comunità è un compito da leader politici, da profeti, da guru, da leader religiosi, non è un compito da giornalisti, perché i giornalisti invece dovrebbero in qualche senso minare la fiducia, per dire, però finire tutto. Però se in modo la coscienza individuale una cosa molto interessante e importante, mentre c'è il fondo di falsità e straordinariamente negativo. Allora, che cosa non comprende Zuckerberg? Guardate, e ho finito, quello che Zuckerberg non comprende è che non è che lui può cancellare una singola bugia. Non è che quando il proprio si è in grado, scusami, da San Pietro, dove il falso storiano, diffondono disinformazione, lo fanno per diffondere una bugia, lo fanno per segnare sfiducia della comunità. Quindi spesso l'approccio del bank, cioè dire questa notizia è vera, questa notizia è fatta, non funziona, ma perché non funziona? Non funziona perché non è questo che Prigozhin, il cosiddetto cuoco di Putin, che dirigeva l'agenzia di disinformazione a San Petersburgo al 55 di Sakhalin sì, e questo è stato colpito da sanzioni da parte degli Stati Uniti. Non è che lui vuole diffondere una bugia sul Partito Democratico,
o una bugia sul Partito Democratico Americano, o una bugia sulla Cina rispetto. Lui vuole che la gente non abbia fiducia, vuole che il vero e il falso si dicano. Quindi quello che l'Europa sta cercando di fare, dobbiamo cercare di fare noi in Italia, non è dare ragione a un giornale, dare ragione a un partito, è questo. Quello che dobbiamo fare è ristabilire fiducia nella comunicazione. Ci sarà gente che voterà per il Partito Democratico, ci sarà gente che voterà per Peppe Grillo, ci sarà gente che voterà per Salvini, la Merkel o per Biden e Trump. Non è questo il problema. Però il problema che qui dobbiamo riuscire a assicurare è che ingredienti, fatti, da quale uno decide di votare Zingaretti o Salvini, siano ingredienti falsi. E su questo stiamo lavorando. Grazie Gianni, devo dirti che purtroppo abbiamo avuto qualche problema con il collegamento, abbiamo però inteso il senso di quello che tu hai detto e soprattutto quando tu parli di un fenomeno che non deve essere considerato naturale, insomma, né che deve essere dato per scontato, diciamo così. E proprio anche su questo volevo coinvolgere Alessandro, perché insomma noi abbiamo parlato finora insomma di quali sono gli attori che sono protagonisti di questo fenomeno. Un attore sono le piattaforme online, poi c'è chi produce le fake news e anche su questo insomma c'è chi in qualche modo approfitta del fatto che la gente creda a certe notizie organizzando delle macchine di produzione di fake news, e poi esistiamo noi, esistono le persone, esistono i cittadini, siamo l'altro vertice di questo triangolo che può fare la differenza. Io vi voglio dare qualche numero, mi sono un po' andata a spulciare un po' di ricerche, un po' di studi, perché i numeri fanno sempre capire le cose più facilmente, no? E vi dico questo: secondo un'indagine del CNR realizzata in Italia, ebbene, il CNR ha realizzato 140.000 interviste e di questi intervistati il 40%, quasi la metà, ritiene che in rete si trovi quello che le fonti ufficiali nascondono. Quindi è come se sul web in generale per una persona su due, quasi, tra quelle intervistate, sia più credibile delle fonti ufficiali, quindi nel caso del Covid, dell'OMS, del Ministero della Sanità. E quindi vuol dire che ci sono noi come persone riusciamo ad essere davvero molto abbindolabili. Ho scovato anche un'altra cosa un po' simpatica, ne parlavamo oggi con Alessandro, insomma questa guida che ha stilato la MIT Technology Review sulla base di un canale Reddit negli Stati Uniti in cui insomma si discute in maniera molto pacata su come comportarsi in rete di fronte quando incrociamo un complottista piuttosto che un divulgatore convinto di fake news. E questa guida va dall'empatia da dimostrare, da non arrabbiarsi mai, rimanere calmi, parlare con le chat private, fino all'estrema ratio, che è quella di rinunciare a convincere una persona che non vuole essere convinta. Però io questo volevo chiedere ad Alessandro, che insomma insegna anche all'università, guida un osservatorio speciale da questo punto di vista, ma per quale motivo le persone, così tante persone, credono alle notizie più strane? Ma grazie Carla. Io parto con una premessa che mi sembra doverosa. In una democrazia funzionante è necessario che cittadine e cittadini abbiano una capacità critica, perché è lunga come la storia dell'uomo la vicenda che il potere talvolta mente, ed è stato tante volte nel corso della storia positiva la capacità, il tentativo di ricercare una verità diversa da quella ufficiale. Però oggi il meccanismo si è completamente invertito. La grande domanda non è, come dici tu, perché c'è qualcuno che inventa le fake news. La grande domanda è come mai ci sono migliaia e migliaia di persone che sono vettori di comunicazione e che quindi non solo credono a quelle fake news, ma le alimentano. Io provo a rispondere in modo molto schematico, mi scuserete, utilizzando tre categorie classiche del pensiero. Il primo,
è il concetto gramsciano di egemonia culturale. Ora, se noi guardiamo il racconto e le fake news a cui le persone credono, ci rendiamo conto che 99 su 100, forse anche di più, sono bugie che stanno spesso a cavalcare i sentimenti più profondi e più negativi che stanno in una società. E non è un caso, è rarissimo trovare delle fake news, tra virgolette, buoniste. Questo perché, evidentemente, diciamo, lisciare il pelo a quello che è un sentimento che culla in qualche modo all'interno di una società è qualcosa che viene più facile, ed è per questo che noi gran parte delle fake news le troviamo con un retrogusto profondamente razzista, omofobo, sessista e così via. La seconda categoria che io utilizzerei è il concetto della crisi dell'autorevolezza. Ora, noi viviamo in una società che è profondamente cristallizzata dal punto di vista delle gerarchie sociali ed economiche. Cioè, vuol dire che viviamo un mondo in cui tendenzialmente la mobilità sociale è molto bassa. Ma viviamo anche una società in cui invece c'è una ricerca di quasi assoluta orizzontalità per quello che riguarda la possibilità e il diritto di dire un po' quello che pare alle persone, il che va assolutamente bene, è positivo che ciascuno si possa esprimere, ma viviamo in un contesto che non riconosce e non valorizza, anzi spesso disprezza la competenza, lo studio, la ricerca. E oggi, quando parlo di crisi dell'autorevolezza, intendo che sono pochissimi, ammesso che ci siano, dei poli istituzionali, laici, religiosi, capaci di dire alt. Questo non è vero. Perché noi parliamo di questo, no? Non di, diciamo, opinioni, ma parliamo di bugie e che quindi potrebbero essere falsificate. E la crisi dell'autorevolezza significa che le persone non credono più a quello che le istituzioni dicono, ma non solo alle istituzioni pubbliche, non credono più a quello che le istituzioni riconosciute dicono, compresi i medici, gli insegnanti e così via. Terzo elemento, questo ovviamente riguarda più la società nelle sue nervature più profonde piuttosto che i meccanismi di comunicazione, le fake news arrivano e colpiscono più forte dove le persone sono socialmente sole, dove non ci sono degli anticorpi collettivi capaci di interpretare e spiegare che evidentemente ci sono delle notizie che proprio non possono avere un fondamento di verità. E se noi guardiamo dove girano le fake news, chi le diffonde, troviamo anche che spesso sono quei luoghi che si sentono più socialmente soli, più socialmente abbandonati, più fragili. E guardate che la diffusione delle fake news non solo è un modo di celebrare la rabbia, ma è anche un modo di ricostruire la propria identità, perché sentirsi alla ricerca di un'identità e trovare nella propria identità quelli che sanno che il potere mente è un elemento fortissimo. Quindi, io credo poi di questo parleremo meglio, il grande tema è che le fake news oggi entrano in profondità nel cuore della società, perché in una società di persone sole davanti al loro PC c'è un bisogno forte di urlare un senso di ingiustizia, e spesso quel senso di ingiustizia si traduce poi con il cavalcare le informazioni, diciamo, più basse e anche più incattivite. Grazie Alessandro, davvero queste riflessioni davvero molto interessanti. Tu hai fatto riferimento, diciamo così, alla enorme mole di persone che credono alla disinformazione, soprattutto sulla rete, non solo, ma soprattutto sulla rete, anche perché la rete ha insomma, la capacità di diventare virale in pochissimo tempo. E anche su questo io volevo darvi dei numeri, perché così davvero riusciamo a capire di cosa stiamo parlando. Esiste questa no profit americana che si chiama AVAX, che si occupa da anni di campagne contro la disinformazione. Ebbene, AVAX ha fatto molto lavoro durante la pandemia e durante il lockdown, e l'ultimo report che ha rilasciato, che è di poche settimane fa, è un report che ha analizzato 82 siti di disinformazione in tutto il mondo, nei paesi in cui c'è più engagement, e quindi l'Italia è compresa, scelti tra le migliaia di siti che veicolano disinformazione online. Hanno scelto quelli che producono più engagement, appunto. Ebbene,
prendendo nel mirino Facebook e quindi gruppi e le pagine collegate a questi siti che diffondono e viralizzano le notizie false, dichiaratamente false. Ovviamente i siti sono stati scelti attraverso un controllo, un fact checkers che ne sancisse l'inaffidabilità. Ebbene, la cifra è questa. Durante questo ultimo anno su Facebook ci sono state 3,8 miliardi di visualizzazioni su Facebook di notizie false, 4 volte di più di quante visualizzazioni abbiano avuto i siti ufficiali, e quindi l'OMS oppure il nostro Ministero della Salute. 130 milioni di interazioni in un anno, e Avaz punta il dito contro Facebook dicendo che solo il 16% delle notizie false è stato rimosso. Facebook si difende dicendo che in realtà ha messo in atto una rete di fact checkers che grazie alla quale hanno rimosso 7 milioni di contenuti, e quindi queste sono insomma le due versioni. Ma questi numeri ci pongono davanti ad una richiesta molto urgente, che è quella di cercare i rimedi possibili, diciamo così. E su questo, quindi i rimedi, e su questo volevo chiamare in causa Gianni Riotta da New York, sperando che il collegamento vada un po' meglio questa volta. Gianni, sì. Adesso sì. Sì. Sì, ti sento meglio. Assolutamente. E per i nostri amici presenti è chiaro che siccome stanno usando una cuffietta Apple, la disinformazione dirà che per le piattaforme, per non farmi parlare, mi hanno tolto il contatto. Quindi certo. Adesso una neutrale, come vedete, e quindi mi sentirete fino in fuoco. No, aspetta. È lo stesso. Mi senti sempre, sì? Sì, ti sento sempre. Abbiamo fatto una prova. Diciamo, per cui... siamo voi quanti. Sì. Allora, qual è il tema difficile da affrontare? Volevo farti la domanda, posso? Sì, vai. Scusami, no, perché volevo stuzzicarti su un tema specifico, cioè sui rimedi. Ovviamente abbiamo detto già prima che c'è un problema di credibilità, e questo chiama in causa anche insomma il giornalismo, non soltanto, ma anche quello. E sui rimedi c'è chi dibatte se possa essere o meno utile una legge che in qualche modo regolamenti questo fenomeno. La Camera dei Deputati ha approvato il mese scorso l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle fake news, ma questo è un argomento dibattuto, perché c'è chi ritiene che questo potrebbe in qualche modo limitare un po' la libertà di espressione. Ecco, io chiedo a te, è davvero così? E dove possiamo trovare, diciamo così, i rimedi a questo problema? Allora, intanto dovremmo provare a snodare il campo da alcuni equivoci. Ci sono nella nostra Costituzione emendamenti che garantiscono la libertà di parola e di espressione. Nella Costituzione americana c'è il famoso primo emendamento, ma anche il primo emendamento non ti protegge la famosa sentenza del New York Times versus Sullivan, dice: se tu inventi con malizia, con malafede, delle notizie nei confronti delle persone, sei condannabile. E sapete il famoso esempio che nessuno ha la libertà di andare in un cinema affollato, adesso purtroppo non ce ne sono più, ma quando torneranno, è dire al fuoco, perché questo è una problematica. Allora, non è che ci sono censure da fare, perché se io penso che una dieta tutta di carne fa male, una dieta tutta di verdure fa bene, ho le mie opinioni, oppure l'opinione dei terrapiatisti, avete letto di quei terrapiatisti che sono andati da Roma verso Ustica e poi si sono fermati a Ustica, quella è un'opinione sciocca, ma è un'opinione garantita e legittima. Quello di cui stiamo discutendo adesso è poteri statali internazionali, lobby internazionali, lobby italiane, che producono su mole industriale disinformazione ad arte
per destabilizzare il processo democratico italiano, europeo, americano, internazionale. Questo non c'entra nulla, non c'entra nulla la libertà di opinione. Non è che quando il Cremlino è intervenuto nel 2016 nella campagna elettorale americana e Putin aveva un'opinione, non è che quella era l'opinione di Putin che doveva essere protetta. Quello era un tentativo di avvelenare l'ambiente. Allora fammi dire una cosa in un minuto, mi sentite sempre bene? Sì. Carla, mi senti sempre bene? Sì, Gianni. Benissimo. È solo per non parlare nel deserto, vabbè che il mio patrono è San Giovanni Battista, ma proprio per non parlare nel deserto. E vedi, l'errore di base che si fa sulla disinformazione, lo accennava già bene il professor Capelli, è quello di pensare che esistano persone che hanno un'opinione pubblica critica e disinformatori, no? E gente che non crede alle fake news e gente che crede alle fake news. Ma non è così, non è così. Tra il professor Burioni, che come sapete è un focoso fautore dei vaccini, è il più grande Novax d'Italia, non so chi sia, nominatelo voi, non è che ci sono due campi, 50 sta con Burioni e 50 sta con l'antivax. C'è un'infinita gradiente, un'infinita serie di colori, per cui c'è la mamma che è totalmente Novax, il papà che è incerto, allora scrive in segreto come posso decidere se i vaccini fanno bene o male. Allora noi non convinceremo mai i Novax, non convinceremo mai i terrapiattisti, però noi possiamo con omeopaticamente ragionare ogni giorno su tutta la zona grigia immensa che c'è in mezzo per portare i fatti, e alla fine i fatti convinceranno. E Carla e sottosegretario Martella, fondamentale la scuola, perché appunto l'Osservatorio Europeo sta cercando di ragionare con la ministra Azzolina, con la sottosegretaria Ascani, proprio perché la scuola non è che deve distribuire certe idee, ma deve insegnare il pensiero critico, deve insegnare a distinguere le fake news. È fondamentale sul media e anche il servizio pubblico. Il servizio pubblico, io sono come ex direttore del Tribuno, sono una delle poche persone al mondo viventi che ha letto l'intero contratto di servizio tra la RAI e lo Stato italiano. Bene, il servizio pubblico ha come contratto di servizio quello di combattere la disinformazione. Lì c'è da lavorare tanto e ci si può lavorare bene. Gianni, guarda, mi hai perfettamente anticipato la domanda che avrei fatto e che adesso appunto rivolgo all'onorevole Martella, che è proprio questa. Stiamo parlando dei possibili rimedi. Tra i possibili rimedi fondamentali c'è l'educazione, l'alfabetizzazione digitale dei giovani, ma non solo, perché Facebook è un social network ormai abitato e vissuto da persone più adulte, diciamo così. E per cui ecco, questo volevo chiedere all'onorevole Martella, che è anche una sfida per la politica, quali sono le azioni che da questo punto di vista il governo sta pensando e quali ha messo in campo? Ci sono varie cose da fare, secondo me, Carla, e bisogna che abbiamo la consapevolezza che bisogna mettere in campo iniziative di carattere giuridico, tecnologico, culturale, e che tutte queste insieme possono permettere di combattere questo fenomeno e di ottenere qualche risultato, ben sapendo che riguarda completamente la politica, quello che diceva prima il professor Cappelli, c'è da riprendere un discorso di autorevolezza, di capacità di essere ascoltati, di guidare processi, e questo riguarda anche un certo modo di politica, di fare politica. Non tutto si può risolvere con una diretta Facebook, con un tweet, c'è bisogno di un approfondimento, di una visione e di una profondità. Ma stando al nostro obiettivo, io direi che noi dobbiamo considerare comunque la rete, io tale la considero, un elemento straordinario di libertà, che ha dato un contributo molto importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista della possibilità di tante persone di avere informazioni, conoscenze, e quindi non va messa in discussione questo accesso, deve essere un accesso di carattere libero.
e però dobbiamo avere anche la consapevolezza che la rete contiene in sé, potremmo dire, un lato oscuro, e che dentro questo lato oscuro si può annidare la possibilità della contrapposizione, dell'autoreferenzialità, perfino del hate speech, di costruire una bolla nella quale poi si faccia del male. Ecco, di questo credo dobbiamo avere consapevolezza per affrontare i rimedi. Allora, dobbiamo aiutare e abituare le persone a cercare anche un tipo di informazione certificata, di qualità e affidabile. La civiltà multimediale ha cambiato tutto, tutti sono diventati consumatori, produttori e fanno circolare notizie. Dobbiamo far capire che non è esattamente la stessa cosa, non tutti possono dire quello che vogliono, non tutti possono sapere di ogni argomento, è necessario che si restituisca valore alle competenze. Allora, dal punto di vista giuridico, che cosa bisogna fare? Bisogna approvare la direttiva europea sul copyright, che il Parlamento, che il Governo ha già approvato, che il Parlamento sta approvando. E perché serve? Serve per fare in modo che rispetto alle grandi piattaforme del web, che poi sono quelle che possono amplificare determinati messaggi, ci sia da parte ci sia il riconoscimento di quelli che sono i contenuti editoriali, che questi contenuti editoriali, il lavoro giornalistico, il lavoro degli autori venga riconosciuto anche economicamente, e in questo modo noi mettiamo in campo un equilibrio tra una certa predominanza di Google, Facebook, delle grandi piattaforme, dei giganti del web, una predominanza di carattere economico, ma che rischia di intervenire anche sul livello di informazione, perché il livello, la notiziabilità che cercano è quella legata all'algoritmo, è legata a un business, è legata a una dimensione commerciale, non alla notizia in quanto tale. Un grandissimo lavoro da fare, su cui stiamo lavorando, il Governo è pronto, non appena il Senato, che in settembre poi la Camera approveranno approveranno la direttiva europea, il Governo farà dei decreti per poterla recepire, e sarà un passaggio fondamentale per mettere qualche regola in questo settore. La seconda cosa, di carattere tecnologico, perché significa anche intervenire sul modo di diffusione delle notizie, che avviene anche attraverso intelligenza artificiale, robot, circolazione di cui la catena non si riesce ad interrompere. Ed è un lavoro sul quale io credo le istituzioni e i soggetti competenti possono fare delle cose. C'è un lavoro di carattere deontologico che riguarda il mondo dell'informazione, che riguarda i giornalisti, che riguarda le grandi piattaforme di cui accennava prima Gianni Riotta, e su cui è possibile costruire anche delle intese rispetto alle grandi, ai giganti del web, non solo perché devono riconoscere i contenuti editoriali, la proprietà intellettuale, il lavoro dei giornalisti e degli autori, non solo perché secondo me devono pagare anche, diciamo, una tassazione ben più consistente di quello che pagano, e qui entriamo in un argomento ancora più importante, ma perché alla fine penso che convenga anche a loro, e cioè conviene anche a loro far circolare determinato tipo di contenuti, poterli dare una equa remunerazione a quei contributi, e in quel modo anche Facebook, per esempio, diventa recupera una credibilità, una affidabilità che molto spesso la circolazione di fake news rischia di indebolire. Infine c'è un lavoro di carattere culturale, ne accennava Gianni Riotta prima, riguarda le scuole, ci stiamo già attrezzando per farlo, significa riconoscere il valore della stampa, di quella stampa certificata e affidabile che dal punto di vista deontologico dà certe garanzie. Cioè, se parla un giornalista come Gianni Riotta, so che parla
sulla base di competenze, professionalità e una deontologia professionale che non può essere messa in discussione. E quindi abbiamo introdotto, per esempio, poi l'anno scolastico è andato come è andato, già da quest'anno una iniziativa con le adeguate risorse economiche per prevedere la lettura dei giornali, di periodici e di riviste nelle scuole, per fare in modo quindi che ci sia un'abitudine non solo a stare sul web, i nostri ragazzi hanno, ma anche a ricercare quel tipo di informazione, che poi significa un modo diverso per stare nel web, non significa leggere i giornali di carta pensando che non debba esistere il digitale, anzi io sono assolutamente convinto che verso quella dimensione sempre più dovremmo andare, ma ci dovremmo andare con un livello di consapevolezza maggiore. E chiudo dicendo che c'è una questione che riguarda anche l'alfabetizzazione digitale. Ci sono molte persone che sono deboli rispetto al web, che sono entrati a conoscenza di questo mondo e in questo senso sono anche più esposti al pericolo delle fake news ultimamente o in questo periodo, o in età adulta, o hanno delle conoscenze più deboli. Ecco, se noi facessimo una grande campagna di comunicazione, di servizio pubblico, è un'idea di Gianni con la quale abbiamo discusso e anche di altri della quale abbiamo parlato, riuscissimo a fare un'operazione di un maestro Manzi dei tempi moderni che spiega il digitale, che permette alle persone, agli adulti, a chi ha conoscenze deboli di farsi delle competenze, ecco, io credo che noi riusciremo a mettere in campo tante iniziative, come ho detto, giuridiche, tecnologiche, economiche, culturali, che possano permettere a tutti quanti di essere più forti e più consapevoli contro le fake news. Grazie, onorevole. Scusate, devo dire che... Esatto. Mi associo a questo applauso perché trovo davvero bella questa idea del maestro Manzi in versione 2.0, possiamo dire così, e speriamo di riuscire a realizzarla. E però volevo proprio collegarmi al discorso che ha appena fatto l'onorevole Martella sul fatto che esista una categoria di persone che appaiono più esposte. E questa è la domanda che rivolgo ad Alessandro, alla disinformazione, ossia persone che si sono avvicinate al digitale da adulte in qualche modo. Tanto è vero che, come ho detto prima, come ho già accennato prima, il social network che ha più più contribuisce alla diffusione di disinformazione è Facebook, che è abitato ormai dai genitori e dai nonni e non più dai ragazzi, non più dai millennials. E tu insegni all'università, quindi vivi immerso tra i giovani e lo sei tu stesso. La mia domanda è questa e si collega proprio a quello che diceva adesso l'onorevole Martella, ma qual è la tua sensazione? Credi che questo problema dell'essere permeabile alla disinformazione sia un problema che riguarda soltanto o di più una certa generazione? Cioè hai la sensazione che i giovani, i cosiddetti millennials, abbiano più strumenti, perché nati in questo mare, diciamo così, abbiano più strumenti siano più consapevoli? E quindi insomma, la domanda è se si sta creando una specie di contrapposizione anche generazionale, no, sui social network rispetto a questo tema, diciamo. Ma la risposta in realtà sarà piuttosto breve, anche perché chi mi ha preceduto in modo più autorevole ha dato una parte della risposta. Io parto con una nota di costume. Non so se voi sapete, ma c'è un modo di dire dei centennials e di una parte più giovane dei millennials che è ok boomer, che è un modo sostanzialmente per stigmatizzare, prendere un po' in giro i genitori o i nonni che stanno sui sistemi digitali senza esattamente avere piena dimestichezza di quello strumento. Però bisogna stare attenti, perché è vero che oggi abbiamo a che fare con generazioni native digitali, ma è anche vero che però i giovani, per definizione, sono soggetti in formazione. E quindi guai a pensare che, siccome i giovani di oggi sono molto capaci
quasi antropologicamente di avere a che fare col digitale non hanno bisogno di formazione. È una questione, purtroppo se ne legge tante, ma la semplicità con cui tante ragazze e ragazzi inseriscono dei contenuti sul web senza considerare che è svanito da questo punto di vista l'idea vecchia di proprietà che do una cosa e la riprendo. Una volta che la si mette nel web è andata, qualcun altro può averne preso possesso. E in questo caso ovviamente purtroppo leggiamo tantissimi casi e quindi anche i giovani su questo hanno bisogno di essere formati. Quali sono gli antidoti? Sapendo che oggi trovare gli antidoti di cui si parlava non riguarda solo il digitale, ma riguarda la tenuta stessa della democrazia. C'è un filosofo italiano che insegna a Oxford che ha coniato un concetto che secondo me è straripante nell'interpretare la contemporaneità. Si chiama Luciano Floridi e ha scritto il manifesto On Life. Cioè noi non siamo più in una dimensione capace di separare il life, la vita materiale concreta dall'online, ma ciascuno di noi in ogni istante è multidimensionale per definizione. Quello che accade nel virtuale non è più virtuale ed è reale, quello che accade nel reale ha immediatamente una ripercussione nel digitale. Questo, guardate, è importantissimo da capire, perché come facciamo shopping, come camminiamo per strada, perfino come partecipiamo alla vita politica, è sempre più interconnessa il digitale con il fisico, e quindi tutto il lavoro di cui parlava prima l'onorevole non è più semplicemente un tema di protezione dello spazio digitale, ma è un tema di protezione della vita e della tenuta stessa della democrazia. Ed è per questo che l'elenco è stato fatto in modo, ripeto, molto più autorevole di come potrei averlo fatto io. Nella testa io ho tre tipi di interventi. Il primo, ovviamente, una formazione verticale sul digitale, quello che dicevo prima, intergenerazionale, perché tra l'altro questo è il luogo in cui le generazioni si scambiano esperienze ed è esattamente il luogo in cui le giovani generazioni hanno qualcosa da insegnare e hanno anche qualcosa da apprendere su come si sta al mondo e su come si sta a quei sistemi. Secondo tema è la scuola. Io ricordo che qualche anno fa ho assistito a una lezione straordinaria di Umberto Eco, qualche anno fa, ormai un bel po' di anni fa, perché non c'erano ancora i social network. E Umberto Eco raccontava il tema dello studente e della studentessa davanti alle fonti. Una volta, nel suo fantastico romanzo Il nome della rosa, era molto semplice l'accesso a una biblioteca in cui gli amanuensi avevano costruito delle sorte di capolavori. Poi ci sono state le generazioni che in mezzo, per fare ricerca, sono andati nelle biblioteche, sapendo che alcune pubblicazioni, alcune case editrici già di per sé garantivano quell'autorevolezza di una ricerca seria, fondata, e quindi che lì c'erano semmai delle opinioni su cui si potevano non essere d'accordo, ma c'erano cose concrete. Oggi invece le generazioni con cui abbiamo a che fare, compresa la nostra, ripeto, compresa la mia, ma anche compresa la vostra, hanno un accesso immediato a una mole infinita di informazioni sul web. La vera sfida è quella di riuscire a capire e a metterle gerarchicamente, non quella con cui sono più d'accordo e quella con cui sono meno d'accordo, ma quelle che hanno un'autorevolezza e quella no. Perché attenzione, qui scatta quel meccanismo che si chiamano le famose bolle dei social network. Cioè, qual è il meccanismo delle bolle? Ciascuno di noi è tendenzialmente abituato, e poi ovviamente gli algoritmi aiutano questo meccanismo, di cercare tutte le informazioni che in qualche modo alimentano le sue convinzioni. Se io sono milanista, sul web trovo tutte le informazioni che riguardano il Milan, e questo però inizia a riguardare sempre di più anche l'informazione. Quindi la grande sfida che ha davanti la scuola adesso in avanti non è semplicemente quello della ricostruzione del sapere, ma anche quello basilare che le generazioni precedenti non si erano poste così, perché era molto più semplice capire nella mole di informazioni quali sono profonde, discusse, ragionate, e quali invece sono costruite per raccogliere click o per generare del consenso. Terzo e ultima cosa, scusate, io ho questo pallino, bisogna ritornare anche a rendersi conto del fatto che la disinformazione la si combatte proprio nella dimensione online, concretamente negli spazi fisici e nei luoghi fisici. Nel Novecento
i soggetti, i corpi intermedi svolgevano una funzione pedagogica che oggi da qualcuno diciamo è anche un po' svilita, ma che però costituiva uno dei perni su cui si sono costruite le democrazie occidentali. Quali erano questi perni? Rappresentanza materiale della vita delle persone, grandi narrazioni ideali, e questo permetteva ai corpi intermedi, politici e non solo, di svolgere una funzione pedagogica. Ma non è che la funzione pedagogica è una cosa pedante, paternalistica, autorevole, sgarbata. Significa semplicemente accompagnare le persone che magari attraverso altri mezzi non riescono ad avere una relazione con la realtà. Io penso che queste ovviamente non siano soluzioni, sennò sarebbe troppo facile, però nel medio tempo sono antidoti. Ovviamente, come è stato detto prima, se fosse così facile, come in un intervento di 5 minuti, probabilmente sarebbe già stato fatto. Però direi, come percorso, io sono piuttosto convinto che queste strade potrebbero aiutarci. Grazie Alessandro, io devo dire che mi unisco all'applauso soprattutto nella parte che, in cui tu affermi, insomma, lasci intendere che in realtà gli ideali sono oggi più che mai necessari anche per affrontare le sfide che ci pone la modernità, insomma, no? Quindi questa è una cosa che mi colpisce. Io volevo fare l'ultimo giro su, tornando a quello che è un po' il tema della serata, e quindi questo rapporto che c'è tra la verità e la democrazia, perché diciamo così che, e quindi volevo darvi qualche altro numero per capire. Tornando un attimo al tema Covid, ho scovato questo studio coordinato, un studio internazionale coordinato dall'Università del New South Wales dell'australiana e poi pubblicato su una rivista scientifica americana, che ha quantificato nel mondo quali sono stati i morti per coronavirus di gente che ha creduto ai rimedi bufala. Ebbene, io lo trovo un numero molto alto, ci sono stati 800 decessi nel mondo causati direttamente dalla disinformazione online per Covid, e pensate, 5.876 ricoveri e infortuni gravi. Per fare un esempio, 60 persone hanno perso la vista perché hanno bevuto metanolo per curare il coronavirus. Inoltre, l'hanno detto i nostri ospiti prima, insomma, ci sono delle centrali che governano quella disinformazione online, che gira in 25 lingue, 87 paesi, quindi è un tema che, adesso uscendo un attimo dal Covid, tocca direttamente le nostre democrazie. È un tema che rischia di essere una specie di virus autoimmune. Le nostre democrazie sono nate sulla libertà di informazione, di espressione, e questo stesso punto rischia di, insomma, di entrare e di portarci insomma, a dei problemi molto gravi. E su questo volevo ricominciare l'ultimo giro da Alessandro. Diciamo così, Alessandro, noi prima abbiamo parlato, abbiamo detto che c'è bisogno, per proteggere anche la nostra democrazia, di un ritorno, l'ha detto bene prima l'onorevole Martella, a fonti che siano autorevoli. Diciamo così che qualcosa si è visto nel mese del lockdown, perché durante i mesi del lockdown tutti noi abbiamo improvvisamente trovato i virologi, cioè aspettavamo quello che i virologi dicevano, come se fosse, no, pendevamo dalle loro labbra, diciamo così. Quella era una fonte autorevole, e quindi c'è stata un'inversione di tendenza da quel punto di vista, ma un'inversione di tendenza che è avvenuta per uno scarto gravissimo della storia, che è una pandemia. Quindi la mia domanda è questa, Alessandro, è solo attraverso eventi così drammatici, così enormi, che possiamo pensare di, insomma, riuscire a recuperare questa famosa autorevolezza? La premessa è che in momenti come quello del Covid io penso abbia fatto un lavoro straordinario sia il governo ma anche il Partito Democratico in una battaglia senza frontiere, ognuno con i suoi mezzi, alle fake news. Perché il Covid è stato un acceleratore di futuro drammatico. Acceleratore di futuro vuol dire che una serie di processi che erano sostanzialmente carsici nel cuore della società sono emersi velocissimamente. Si pensa alla trasformazione digitale, alla trasformazione del mondo del lavoro, perfino della scuola, al ritorno della politica, al ritorno delle istituzioni pubbliche, dello Stato. Insomma, sono accadute cose grosse. Certo,
evidentemente è accaduto anche questa cosa per cui le persone hanno iniziato, almeno tante persone, più persone, a ricercare delle fonti di competenza per aiutarsi a guidare, a attraversare questa fase. Come abbiamo visto, non riguarda la totalità dei cittadini, ma certo in qualche modo il riferimento agli epidemiologi, ai virologi, è stata una nuova celebrazione di quei titoli di studio, di quelle competenze, di quelle ricerche, perché anche chi all'inizio le negava, ci giocava, dopo un po' ha dovuto fare i conti con la realtà. Cioè col passare del tempo si è visto che chi sapeva qualcosa all'inizio probabilmente non aveva la ricetta in mano, ma qualche indicazione su quello che sarebbe successo lo diceva. Però attenzione, perché durante il lockdown la solitudine ha lasciato di nuovo le persone davanti a uno schermo, nella loro solitudine. Attenzione anche perché è proprio nei momenti di crisi economica che queste verità nel corso della storia hanno fatto più male. E per chiudere, rifacendoci al titolo di questo evento, ovviamente una comunicazione politica sana e un'informazione che funziona sono i presupposti fondamentali per una democrazia che funziona. Non solo per una democrazia formale, cioè una democrazia che vuol dire ogni tanto si va a votare, ma per una democrazia sostanziale, cioè per dei processi democratici davvero capaci di emancipare la vita delle persone facendole partecipare alla vita pubblica. Ecco, la grande sfida che abbiamo di fronte è questa. Io non so se è stato necessario il Covid. Certo è che noi, se crediamo un po' a quello che leggiamo, avremmo davanti ancora dei mesi complessi, straordinari non nel senso positivo del termine, ma nel senso di non ordinari, ed è proprio in questi mesi che si giocherà in tutto il mondo la capacità di tenuta di un modello democratico capace di funzionare. Grazie Alessandro. E a proposito di partecipazione, io volevo chiamare in causa Gianni Riotta, che si trova a New York perché insomma precettato per le elezioni americane che si terranno a novembre, un appuntamento importantissimo per gli Stati Uniti, ma per tutti noi, mai forse come questa volta, come Gianni sicuramente ci dirà tra poco. E quindi, tornando al tema della democrazia, ovviamente tutti noi sappiamo degli scontri epici che ci sono stati in questi mesi tra Donald Trump e i social network, Twitter in particolare, che ha segnalato alcuni suoi tweet, addirittura di poche settimane fa la notizia di un video di Trump che sia Twitter e questa volta anche Facebook hanno rimosso, perché il presidente degli Stati Uniti avrebbe affermato che i bambini sarebbero immuni al coronavirus. Quindi diciamo che quello è una partita che si gioca su tantissimi fronti, una partita importantissima, delicatissima per tutti noi, e a me preme sapere, Gianni, secondo te quanto e se insomma la disinformazione giocherà un ruolo secondo te in questa partita? E a te, Carla, spero che mi sentiate bene. Sì. E ho ascoltato il professor Capello, ho ascoltato il sottosegretario con grande piacere. E quando abbiamo fatto in LUIS il centro contro la disinformazione, a cui lavorano varie istituzioni, il Data Lab, la scuola di giornalismo, aziende come Alchemy, come CACI, come T6, insomma un gruppo che abbiamo cercato di far lavorare bene con la commissaria Gabriel, con il presidente del Parlamento Sassoli, dovevamo scegliere il nome, no? Dovevamo scegliere il nome di questo centro di eccellenza in LUIS contro la disinformazione, e tanti nomi arrivavano. Io alla fine ho detto: dobbiamo chiamarlo Aletheia, cioè il nome della dea greca della verità, e tutti a dire no, ma perché tutti sennò poi dicono: chi siete voi per decidere che cosa è la verità? Allora vedi, questo è esattamente il centro, e poi vengo a rispondere alla tua domanda, questo è esattamente il centro del dibattito che noi stiamo costruendo e costituendo oggi. Ovviamente non sono io, né i miei amici, né voi, né i vostri amici che decidono che cosa è la verità, ma la questione della disinformazione non è chi decide qual è la verità, è: esiste una verità? Esiste una verità?
quello che i russi e tanti che lavorano per loro anche in Italia, persone anche che si spacciano di essere simpatiche, giornali, trasmissioni televisive, lobby palesi e occulte, vogliono portare dentro la vostra comunità, dentro le altre comunità, è che non esista una verità, che tutto è opinabile, che forse l'acqua bolle a 100 gradi a livello del mare, forse no. E quando un critico finissimo, un filosofo importante che ha scritto per le maggiori testate italiane, per le grandi case editrici come Giorgio Agamben, dice i professori che fanno lezioni online sono traditori come quelli che giurarono fedeltà al fascismo. Quando lo stesso Agamben dice dovete capire che non c'è tanto un'epidemia di Covid, è stata diffusa dai grandi poteri, qual è la prova? Perché chi ha chiamato il governo a fare la task force? Vittorio Colao, cioè un uomo che lavorava per le multinazionali della comunicazione, questa è la prova. Badate, come sapete, il povero Vittorio Colao ha fatto un rapporto che nessuno si sta filando molto, magari il professor Agamben se lo filassero meglio e di più il rapporto di Colao. Però badate, perché cito Agamben, col quale in passato ho anche lavorato e che stimo, perché questa non è la disinformazione fatta capelli in un garage di San Pietroburgo da gente pagata da lobby oscure russe. Questo è un importantissimo filosofo italiano, un uomo di sinistra, un uomo di grande tradizione che diffonde disinformazione. Badate, sapete qual è stato il risultato, Carla? Immediatamente la destra americana se ne è impadronita, e dice, ma se lo dice perfino un critico europeo di sinistra, che quella del Covid è tutta un'invenzione dei grandi centri, sarà sicuramente vero. Immediatamente i piccoli disinformatori, i filosofi grillini negazionisti, tutti questi hanno preso Agamben. Allora, come vedete, il problema della disinformazione è il problema della verità. Se passa l'idea che non esiste una verità, e che il falso e il vero sono equivalenti, non entriamo in questo dibattito, ma per 30 anni molti filosofi illustri hanno insegnato questo nelle maggiori università americane e europee, che falso e vero siano equivalenti. Sapete qual è? E ho finito. Sapete cos'è che ha fatto alzare di più la fiducia in tutti i sondaggi verso i medici, verso gli scienziati? L'epidemia. Perché quando noi ci vaccinavamo per malattie che non esistevano più, era facile fare gli snob. Ah, io non mi vaccino. I negazionisti sono venuti appena l'epidemia è stata contenuta in Italia grazie allo sforzo dell'intero paese e anche alla gestione con qualche accidente, ma positiva del governo Conte. Appena l'epidemia ha rallentato sono venuti fuori i negazionisti. Finché c'è la paura, se in autunno tornasse, Dio non voglia, una forte ondata epidemica, di nuovo torneremmo a correre dagli esperti, di nuovo correremmo a correre dai medici. Allora vedete, è importante, e questo voi che avete un partito, che avete un grande partito, che fa parte del governo, che tiene posizioni chiave in questo governo e in Europa, dovete lavorare per spiegare che non è che voi avete la verità, ma che la verità esiste e che se noi neghiamo il principio di verità siamo completamente mani e piedi legati ai disinformatori. Questa è la posta in gioco, e vengo alla tua domanda, Carla, e ho finito, anche in questa campagna elettorale negli Stati Uniti. E non se ha ragione Trump o se ha ragione Biden, non se la proposta economica dei repubblicani è valida o se è valida quella dei democratici, no, ma se i fatti hanno ancora un peso, se la realtà ha ancora un peso o se invece siamo entrati in un mondo come quello che aveva anticipato lo scrittore britannico George Orwell, in cui il vero e il falso sono la stessa cosa. Badate, molti dirigenti, molti leader, molti amici del Partito Repubblicano cominciano a preoccuparsi di questo, perché il loro presidente, il loro candidato offre fatti, offre affermazioni, offre spunti al dibattito che non è che sono opinabili. Taglio le tasse e cresce la crescita. Questa è una cosa su cui possiamo dibattere, ci si dibatte dai tempi di Reagan. Ma se io dico l'epidemia ha fatto questi effetti o l'epidemia non ha fatto questi effetti, l'epidemia c'è già stata, questi effetti li possiamo andare a constatare, possiamo vedere, come dice il filosofo Popper, che cosa corrobora e che cosa non corrobora la nostra ipotesi. Allora, questa è la posta in gioco anche nella campagna elettorale americana. L'altro giorno
e stavo leggendo un articolo che descriveva New York in preda alle gang, con le barricate per strada, homeless ovunque, violenza diffusa, e la leggevo seduto su una panchina di Central Park e intorno a me c'erano famiglie che facevano picnic. E io ero collegato col wifi, non potevo fumare il sigaro perché, come sapete, non si può fumare il sigaro nel parco, però non avevo nessun pericolo. Io sono arrivato a New York nei primi anni 80, quando andare in metropolitana era pericoloso. Sono stato assaltato, sono stato picchiato dalle gang. Allora, oggi vendere che New York è in stato d'assedio, che New York è in stato di guerra, è fake news. E quindi, come vedete, noi dobbiamo tornare, non è che non ci siano disordini, non è che non ci siano problematiche, ce ne sono, criminalità, ovviamente sarebbe inutile negarlo, ma non è una città in assetto di guerra. Allora, questo perché lo dico? Perché se noi perdiamo di vista il punto della realtà, se noi perdiamo di vista il punto della verità, allora i disinformatori hanno vinto negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia. Grazie, grazie moltissimo per l'invito. Però mi dispiace non essere venuto. Quando ho parlato prima con gli amici tecnici, ho detto che mi manca lo gnocco fritto. Quindi, Carla, questo mi vale quello che chiamano gli americani un rain check, cioè mi vale per un invito nel 21, così vengo per lo gnocco fritto. Allora, ti teniamo da parte gnocchi fritti e tigelle, ti aspettiamo presto in Italia. Grazie, Gianni, grazie. Grazie davvero. E quindi adesso chiudiamo con l'onorevole Martella. Le suggestioni sono tante, soprattutto per la politica, no? In qualche modo, ovviamente, Gianni Riotta ci ha ricordato come la destra, no, si sia immediatamente, insomma, con il rischio del ritorno del virus, la destra si butta, l'abbiamo visto anche ieri, insomma, immediatamente su questo tema. E quindi qua, insomma, rispetto, onorevole Martella, rispetto al rapporto appunto tra verità, post-verità e democrazia, la politica è fortemente, abbiamo parlato dell'educazione dei cittadini, ma la politica è fortemente chiamata in causa. Quindi io le chiederei, per concludere, diciamo così, di parlarci di quali sono secondo lei le sfide che la politica ha davanti per, rispetto alla libertà di informazione e quindi alla tenuta della nostra democrazia. Sì, innanzitutto voglio anche io salutare Gianni Riotta, se ci sta ancora ascoltando, digli che è in forma, sì. Dirti che sei in forma strepitosa e speriamo di rivederci presto e di commentare positivamente le notizie che ci racconterai dagli Stati Uniti. E, grazie, ti ringrazio molto. E, per quanto riguarda questo periodo, io vorrei dire che abbiamo affrontato, credo seriamente, Gianni Riotta, questo nemico invisibile che abbiamo avuto, la pandemia. Tutti hanno fatto la loro parte, i cittadini, il governo, le istituzioni, gli operatori sanitari, tutto il mondo della sanità che è stato eroico. Credo che abbia avuto una parte fondamentale e positiva anche la stampa, l'informazione di qualità. Ha aiutato i cittadini ad avere qualche atteggiamento corretto e qualche conoscenza in più. In effetti, se noi andiamo a vedere la tenuta dei giornali, della stampa e delle vendite in quel periodo, noi da subito decidemmo di tenere le edicole aperte, che tutta la filiera della stampa continuasse la propria funzione, quindi che venissero fatti e stampati i giornali. Andiamo a vedere, c'è stata una tenuta, qualche volta anche un incremento delle vendite, poi c'è stata un'autentica esplosione degli abbonamenti digitali, che in questa fase in cui la crisi è un po' meno forte, si stanno confermando da parte di molti utenti che si sono abbonati magari con offerte particolarmente convenienti durante il periodo del coronavirus, durante la fase più apicale. E quindi la stampa ha avuto una funzione importante. Allora, che fare? Domanda Carla. Io penso che una società più informata sia una società più libera, che una società nella quale c'è una informazione libera e pluralista sia una società che permette agli cittadini di avere più strumenti per combattere la disinformazione e per farsi delle opinioni personali, ciascuno sulla base delle proprie convinzioni, ma avendo una universalità di informazione. Quindi bisogna lavorare perché non ci siano troppe concentrazioni, bisogna lavorare perché ci siano
prodotti editoriali nuovi, diversi e diversificati, bisogna lavorare perché ci sia il pluralismo. Pluralismo significa avere più voci. Lo prevede la nostra Costituzione, l'articolo 21 della Costituzione che noi dobbiamo inverare, lo prevede una buona quantità di sentenze della Corte Costituzionale che dice che la libertà di informazione e quindi il pluralismo non è, è una condizione preliminare che lo Stato deve garantire per poter garantire ai cittadini di poter fruire di tutti gli altri, meglio dei diritti che sono previsti dalla nostra Costituzione. E quindi noi dobbiamo lavorare per continuare a fare questo, dobbiamo lavorare perché ci sia un'informazione libera, di qualità, perché si faccia molto di più da questo punto di vista, ci dovrà continuare ad essere un sostegno pubblico diretto da parte dello Stato, come avviene in tutti i paesi d'Europa, per sostenere le imprese editoriali, soprattutto le più piccole, quelle di prossimità, quelle di provincia, quelle che hanno garantito durante il coronavirus che per esempio in qualche città venisse consentito un ultimo tributo a molte persone, anziani in casa che hanno perso la vita, che magari non hanno avuto nemmeno la possibilità di un tributo, di un saluto dei loro familiari. Quei giornali hanno avuto una grande importanza in quel periodo e quindi noi dobbiamo sostenere non i giornali nazionali, tutta quella editoria di prossimità che però è un'infrastruttura molto importante del nostro paese. Dobbiamo garantire contributi indiretti sotto forma di agevolazioni fiscali, crediti d'imposta che possano permettere, per questo che stiamo lavorando ad una nuova legge di cornice da questo punto di vista, che possano permettere ai prodotti editoriali di formarsi e di aggredire questo mondo nuovo che stiamo vivendo, che è quello del digitale, nel quale siamo già inseriti, di cui, come ha spiegato prima Cappelli, dobbiamo avere molta più consapevolezza anche da parte dei giovani, perché il fatto di saper stare sul web non significa per forza di avere le competenze per poter affrontare tutte le questioni. Significa continuare ad avere un giornalismo di qualità, significa che dobbiamo lavorare, ci stiamo lavorando ad una legge per l'equo compenso dei giornalisti, per un equo compenso, per una retribuzione da parte degli editori ai quali chiediamo, cerchiamo di dare un aiuto, chiediamo però che il tema del lavoro venga riposto al centro e che i giornalisti per svolgere il proprio lavoro in maniera libera devono essere pagati in maniera equa, perché sennò è un po' difficile svolgere questo lavoro. Dobbiamo fare in modo che il giornalismo possa essere un giornalismo di qualità, anche di inchiesta, di indagine, di investigazione. Per fare questo bisogna garantire la libertà ai giornalisti e ci sono ancora troppi giornalisti in Italia che vivono sotto scorta o che vengono minacciati o che vengono subiscono intimidazioni, attentati, e si tratta di cambiare anche da questo punto di vista una parte della nostra legislazione che riguarda le cosiddette querele, bavaglio che magari possono essere fatte per bloccare determinate inchieste. Ecco, io penso che oltre a tutto quello di cui abbiamo parlato, c'è da continuare a lavorare perché la nostra società possa essere una società libera, informata, in cui si crei quell'equilibrio nuovo di cui ho detto prima tra i grandi OTT e diciamo l'informazione a tutti i livelli, e credo che questo sia un modo, non so se per far prevalere la verità, io non ho nemmeno questa ambizione, ma sicuramente per fare prevalere la libertà e la democrazia. Grazie. Grazie onorevole Martella. Quindi grazie davvero. Sono intenti importanti, quindi l'informazione di qualità, ricordiamolo tutti, ha bisogno anche di essere sostenuta da noi che siamo i fruitori e i lettori, quindi contro le fake news noi dobbiamo essere le prime sentinelle in qualche modo, questo ricordiamolo sempre. Quindi cerchiamo fonti, cerchiamo informazioni certificate e non fermiamoci mai alle prime notizie. E detto questo, io direi di ringraziare i nostri ospiti, quindi grazie a Alessandro Cappelli.
Grazie. Non so se Gianni mi sente, ma ci sentirà da Facebook anche dopo. Ciao, grazie Gianni, grazie davvero, salutaci New York. Grazie all'onorevole Andrea Martella per il contributo davvero interessante. E vi ricordo che dopo il... No. Grazie a Carla. No. Grazie, ma non era necessario. E vi ricordo che il prossimo dibattito alle 21.30, anche questo in diretta Facebook sulla pagina del PD, è un dibattito sul 75° anniversario della Liberazione. A questo dibattito parteciperanno Valentina Cuppi, Gad Lerner, Pierluigi Castagnetti, Laura Gnocchi, Martella Montanari, Emilio Ricci e a coordinarli Maurizio Mannoni. Grazie ancora a tutti. Una mattina mi sto svegliato. Oh, bella, ciao, bella, ciao.